Sono Christian Hoffman, sono uno scultore, la mia pratica si focalizza fra scultura e installazione. Sono originario del Ruanda, ma vivo in Italia da 22 anni e sono di base fra Bologna e Monaco di Baviera. L'idea del progetto barocco nasce innanzitutto da un invito di Joan, che ci eravamo conosciuti un anno fa, quando mio fratello faceva una mostra da Roberto, che è curatore anche lui associato nella mostra questa, e avevamo parlato della nostra vita, della difficoltà di avere la cittadinanza. Quando ci si è risentiti con Joan, l'invito era di pensare un'installazione all'interno degli spazi del mattatoio, che è uno spazio bellissimo e enorme, quindi pensare un lavoro installativo che appunto toccasse quei temi che poi si riscontrano nella mia pratica, come appunto la cittadinanza. Facendo prima di fare lo studio location del mattatoio, mi ero un attimo informato tramite video su YouTube. Avevo visto un po' com'era la conformazione del mattatoio e avevo deciso di utilizzare degli elementi quotidiani, come il frigorifero, che era un elemento che volevo utilizzare nell'installazione, ma anche le transenne. Barocco è preso in prestito dal libro di Edouard Glissant, Poetica della relazione. In un capitolo lui parla del barocco, ma lui lo definisce barocco mondializzato. E mi piaceva l'interpretazione che lui dava del barocco, in quanto lui dice che il barocco non inteso solo come arte o stile, ma come modo di vivere questo mondo frammentato, se vogliamo dirlo. Allora, barocco si articola in un'installazione composta da 15 transenne e due frigorifero, all'interno delle quali sono presenti 7 sculture in ciascun frigorifero. Ho scelto di utilizzare in questo caso le transenne perché innanzitutto la transenna può essere un ostacolo o, come dire, un passaggio, e mi ricordava le stesse transenne che sono utilizzate nel mio caso nella questura di Bergamo, ma in realtà controllando su internet ho notato che le transenne sono utilizzate in molte questure, soprattutto nel reparto quando vai nella zona del rinnovo del permesso di soggiorno. Sostanzialmente l'installazione è una sorta di percorso. Io lo intendo un po' come lo stesso percorso che ragazzi come me o di seconda generazione nati e cresciuti in Italia, il percorso che devono fare per richiedere la cittadinanza, che non è mai un percorso facile, ma è una sorta di percorso a ostacoli. E in più avevo notato come ogni volta che la classe politica si riferisce alla cittadinanza usa sempre questa specifica parola del percorso, quindi ho voluto riprenderlo nella mia installazione. Sostanzialmente l'opera vuole riflettere sullo status, sulla difficoltà di avere la cittadinanza. Mentre per quanto riguarda i due frigoriferi, sono una sorta di display dove all'interno metto queste maschere astratte che ho realizzato utilizzando degli archivi di immagini astratte di mio fratello. Sostanzialmente sì, sono delle sculture che ho inventato, vengono dal mio subconscio. All'interno della mia pratica artistica, arte, politica e attivismo, li considero un tutt'uno. Infatti considero ciò che è personale in qualche modo anche politico, e l'installazione che ho presentato qua al mattatoio vuole appunto parlare di questo, anche perché non è una condizione che vivo solo io, ma è una condizione che 1 milione di ragazzi sul territorio italiano vivono.